Introduzione all'acustica. Il comfort acustico degli ambienti chiusi risulta essere di cruciale importanza al fine di garantire la corretta fruibilità degli ambienti. La qualità acustica gioca un ruolo fondamentale, soprattutto negli ambienti destinati all'ascolto della musica e della parola, come teatri, auditoria, sale conferenza, aule scolastiche, eccetera. Vi sono aspetti progettuali su cui è necessario porre particolare attenzione, fin dalle prime fasi del concepimento del layout architettonico, come la riduzione del rumore proveniente da fonti esterne, quali infrastrutture, industrie, e interne, quali impianti tecnici o prossimità rispetto a locali rumorosi. Oltre a questi aspetti, nell'ottica di garantire un'adeguata funzionalità degli spazi, è necessario controllare parametri quali la riverberazione, la chiarezza, l'indice di trasmissibilità del parlato, per indicare i più noti e impiegati, mediante la corretta selezione di materiali di finitura e arredi. In tale ottica, il progettista acustico fa riferimento a degli indicatori, misurabili e calcolabili, al fine di garantire la piena fruibilità degli spazi progettati. I suoni sono generati dalla vibrazione di un corpo in oscillazione, affinché tale suono, generato da una sorgente sonora, si possa propagare e raggiungere il ricevitore, è necessario un mezzo, come l'aria. In ambiente esterno, all'aumentare della distanza, il suono della sorgente diminuisce di intensità. In ambienti chiusi il suono incontra degli ostacoli fisici durante la propagazione. Tali superfici fanno sì che una quota delle onde sonore, propagate dalla sorgente, venga riflessa e indirizzata verso le altre superfici. Una quota viene dissipata nel materiale di cui è costituita la superficie, e quindi assorbita. Infine, una quota attraversa il materiale e viene trasmessa al di là della superficie stessa. Tra i principali parametri acustici impiegati per analizzare la qualità acustica di un ambiente chiuso vi è il tempo di riverberazione. Il tempo di riverberazione è il tempo necessario affinché il livello sonoro, in un punto dell'ambiente, decada di 60 decibel dall'istante di spegnimento di una sorgente sonora che emette un segnale stazionario. Negli anni, lo sviluppo di nuove tecnologie ha permesso di passare da verifiche preliminari con modelli in scala a verifiche supportate da modelli numerici. La tecnica del ray tracing, utilizzata nella maggior parte dei software, consente di simulare il percorso che i raggi sonori compiono da una sorgente a un ricevitore, riuscendo così a simulare l'acustica di ambienti, anche geometricamente e matericamente complessi. Gli strumenti attuali hanno la potenzialità di essere sempre più accessibili ad un vasto pubblico. In analogia con la visualizzazione degli ambienti, tramite fotoinserimenti e render, è così possibile far ascoltare alle persone la risposta uditiva di una specifica sala, e quindi fornire un risultato comprensibile a tutti dell'intervento architettonico proposto. L'auralizzazione e le sue potenzialità. In analogia al termine visualizzazione, è stato coniato il termine auralizzazione per indicare un insieme di tecniche che permettono di ricostruire un ambiente uditivo virtuale di alta fedeltà. Tale tecnica comprende anche gli effetti binaurali, quali la sensazione di spazialità, la localizzazione della sorgente timbrica, eccetera. Le sensazioni uditive percepite da un certo ascoltatore in una certa posizione di un ambiente, possono essere riprodotte nella loro totalità, fornendo i segnali che arrivano all'orecchio sinistro e destro, completi delle informazioni di fase e direzionalità. La coppia binaurale di risposte all'impulso è idealmente costituita dalla convoluzione della risposta all'impulso monofonica della sala, room impulse response, tra la sorgente e il punto di ricezione, considerato in assenza di ricevitore, ADT, e la coppia binaurale delle risposte all'impulso relative alla testa, denominate Head-Related Impulse Response, BDT. L'ascolto del segnale auralizzato è possibile utilizzando una o più registrazioni effettuate in ambienti anecoici.
Il segnale registrato in camera anecoica, quindi privo di riflessioni, viene successivamente filtrato con la risposta acustica della sala, ottenuta per via numerica, e riascoltato in uno spazio acusticamente controllato. L'auralizzazione è quel processo che ci permette di simulare e riprodurre la risposta acustica di un ambiente, esistente o di progetto, considerando una specifica relazione reciproca di sorgente sonora e ricevitore. Ascoltiamo adesso i brani convoluti in diverse posizioni di un teatro, riportato come caso studio. Brano di riferimento, registrato in camera anecoica. Brano convoluto, relativo alla postazione R1. Brano convoluto, relativo alla postazione R3. Brano convoluto, relativo alla postazione R6. Le esperienze immersive del progetto Aura. Con il progetto Aura, i teatri d'opera e di musica di Firenze, Berlino e Leopoli, supportati da partner tecnologici e di marketing, hanno sfruttato le potenzialità che l'auralizzazione e i modelli offrono alle arti musicali e agli spettacoli. Attraverso modelli audiovisivi realistici, il pubblico è stato accolto virtualmente nelle sale principali dei tre teatri casi studio, per sperimentare nuovi ed eccitanti modi di vivere la musica. I partecipanti sono entrati virtualmente dentro alle tre sale, utilizzando un visore a 360 gradi e un riproduttore audio integrato, per sperimentare come l'architettura influenza il suono. L'esperienza immersiva, data dagli strumenti tecnologici, ha permesso di poterne ammirare l'architettura, appartenente a tre diversi periodi storici, di sedersi in giro per il teatro e apprezzare diversi punti di vista. Oltre a questo, i partecipanti si sono potuti immergere in una rappresentazione musicale, composta da strumenti a fiato, a corda e a percussione. Il brano musicale ascoltato è una composizione di Claude Debussy, la quarta parte Gollywog's Cakewalk da Children's Corner. I partecipanti sono stati suddivisi in tre categorie: pubblico generico, tecnici e musicisti. Oltre all'esperienza audio-video, questi sono stati coinvolti in un'esperienza solo audio, ascoltando lo stesso brano musicale, auralizzato in diversi punti della sala del teatro di Berlino e nella compilazione di un questionario, al fine di conoscere le abitudini e le preferenze dei partecipanti, così da ricevere un parere personale. In particolare, gli architetti,
gli ingegneri, i tecnici acustici e coloro che si occupano della progettazione di edifici sono stati coinvolti in un interessante scambio di opinioni sulle potenzialità e gli usi dello strumento della realtà virtuale. I risultati della discussione sono stati raccolti in questo grafico. Gli architetti hanno affermato che lo strumento immersivo è utile durante il processo di progettazione, in quanto consente di testare le idee e valutare le prestazioni dei materiali, non solo dal punto di vista estetico, ma anche acustico. Si ha inoltre una percezione completa dello spazio. Il principale vantaggio, individuato dai progettisti acustici, riguarda la simulazione acustica fornita dalla tecnica dell'auralizzazione. Questa consente di mostrare i risultati del progetto ai clienti, per una migliore comprensione e fruizione degli spazi progettati, prima della loro costruzione. Non ci resta che condividere con voi il risultato di questa esperienza. Entriamo adesso nei tre teatri. Buona visione!